tempo bellissimo ci accoglie a Carpegna. Siamo venuti a scoprire e a approfondire i dettagli di questa 3 giorni dedicata alle eccellenze a Palazzo. Stati generali dell'artigianato marchigiano, prima mostra mercato dell'artigianato artistico delle Marche, una 3 giorni nella quale viene messo in mostra il meglio di quello che la nostra regione produce e propone. Al vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, facciamo una domanda. La Regione accende il radar non solo sulle eccellenze del biologico, ma anche sulle eccellenze dell'artigianato artistico. Noi abbiamo una strategia ben precisa. Intanto abbiamo presentato 6 leggi che sovrintendono ad una visione strategica dell'economia, per il rilancio dell'economia marchigiana. Abbiamo approvato una legge sulle start-up innovative, una legge sui consumatori e adesso siamo alla legge sull'artigianato. E prossimamente ci sarà la legge sul commercio. Questa della legge sull'artigianato voleva essere un momento di raccordo tra il presente e il futuro delle opportunità che questo settore possono avere nella nostra regione, tenuto conto che le Marche hanno la più alta percentuale d'Italia di imprese artigiane rispetto al totale, quindi siamo la regione più artigianale d'Italia. Però abbiamo anche un indice, che è quello di chiusura delle attività artigianali, più alto d'Italia. Quindi questi 2 dati fanno pensare che questo settore, pur essendo importante per la nostra economia, è anche quello dove si sta chiudendo più attività. Quindi dobbiamo dare segnali positivi, che ci crediamo, che tutti ci crediamo e che investiamo nell'artigianato. Cosa abbiamo fatto? Legge approvata all'unanimità. Stati generali dell'artigianato qui da Carpegna, facciamo partire il messaggio tutti insieme. Ieri erano presenti le banche, gli intermediari finanziari, le istituzioni e tutti quelli che possono sviluppare mercati esteri per i nostri artigiani. Dobbiamo fare uno sforzo per capire come dare contribuzione pubblica al settore artigianale per rafforzarlo, per farlo diventare competitivo, per dargli la giusta innovazione imprenditoriale e al tempo stesso digitalizzare le vendite, fare in modo che si riesca ad andare sui mercati dove i prodotti nostri possono essere venduti ad alto valore aggiunto. Questa è la sfida che abbiamo davanti e un contributo pubblico ad un artigiano che possa permettersi di uscire dalla sua bottega virtualmente e vendere magari sulle piattaforme come Amazon o Alibaba, piuttosto che essere presenti sulle fiere virtuali. Abbiamo già fatto l'esperienza della Fiera dell'Artigiano in Fiera a Milano, tutta in virtuale. Quindi stiamo cercando, insomma, di dare i soldi soltanto dove c'è volontà di fare innovazione e digitalizzazione. Questo secondo noi è il risultato. Con le associazioni, con tutti i soggetti istituzionali, stiamo pensando ai bandi che usciranno nei prossimi mesi. I prodotti dell'artigianato vanno visti, toccati, apprezzati, comprati. Una manifestazione come questa, che mette in fiera e in mostra mercato tutte queste eccellenze, può essere, oltre che ovviamente un'esperienza straordinaria, anche una apripista per altre iniziative analoghe nelle Marche? Beh, io, come lei ha visto, sto cercando di toccare i punti della nostra regione più belli, come questo del Palazzo dei Principi di Carpegna, come è stato il Castello di Frontone, come è stato Castel Raimondo, come tutti i posti simbolici dove si possa tornare a far vivere il territorio, inteso non solo come città più importanti, ma come anche luoghi interni, come questo qui a Carpegna, dove c'è una storia gloriosa, un palazzo straordinario che si intreccia con la storia d'Italia, con la cultura italiana. Ed è intimamente connesso all'artigianato, perché l'artigianato nasce intorno all'arte di saper fare, nasce intorno alle cose belle prodotte, e la maggior parte sono sempre state intorno alle nostre città storiche e soprattutto intorno alla nobiltà aristocratica che nel 600 poi ha sviluppato quello che, insomma, sono i nostri luoghi più belli, quelli che ci vengono consegnati. E proprio qui a Carpegna ci sono degli artigiani che sono incredibili. Io ho deciso di farlo qui con il sindaco perché questo posto mi ha stupito. Ci sono degli artigiani qui a Carpegna straordinari e da qui deve partire un messaggio. Non solo ci crediamo nell'artigianato, ma dobbiamo rilanciarlo, perché avendo dei prodotti e delle persone così brave e sapienti, lo dobbiamo valorizzare. Questo è il messaggio che vogliamo dare.
col sindaco Mirko Ruggeri. Sindaco, allora è andata bene, insomma, abbiamo aspettato la fine del convegno, il sorriso parla da solo. E sono sollevato, mettiamola così, e per la contentezza devo riflettere bene bene bene, però sicuramente a livello istituzionale la cosa è andata bene, molto bene. E ieri c'è stato un confronto molto proficuo, gli stati generali sono stati veramente interessanti, tanti spunti, tanti interventi, associazioni di categoria, imprenditori, politici, veramente interessantissimo. E sono tante le ipotesi e le idee che sono scaturite da quell'incontro e secondo me ci si può lavorare per una programmazione futura che possa dare una spinta ulteriore a quella che è l'imprenditoria marchigiana, che già tanti ci invidiano. E soprattutto anche poi nostra, del Pesarese, oggi rappresentata in questo ulteriore incontro, questo convegno, dal titolo Persona, Formazione, Territorio, Coltivare le Eccellenze, direi che il titolo dice tutto, e dove si è parlato di come il territorio sia quel valore aggiunto che può dare la spinta all'impresa, e perché i nostri territori sono belli. E se le imprese vivono in territori belli è più facile che producano prodotti di qualità e belli. Un faro potentissimo che si accende su questa iniziativa, si accende sugli espositori che sono poi in realtà l'oggetto vero, quelli che producono, che fanno con le loro mani, con la loro abilità, ma si accende anche su tante relazioni e su tanti contatti e su tantissimi argomenti e riflessioni. Diventa un punto di riferimento Carpegna per questo mondo? Non lo so se diventerà un punto di riferimento, sicuramente in questa 3 giorni siamo la capitale dell'artigianato artistico e non solo delle Marche, quindi qua si è incontrato e si incontrerà tra oggi e domani il meglio che abbiamo da quel punto di vista nella nostra regione. E io invito a visitare gli espositori che sono qui nell'atrio di Palazzo dei Principi di Carpegna, e i motivi sono due: intanto potrete entrare a Palazzo dei Principi di Carpegna, il che non è scontato, e in più le creazioni che trovate all'interno da questi espositori sono veramente di una bellezza, di una anche unicità incredibili, e spingono all'acquisto, quindi magari ecco di limitare un pochino prima di entrare il limite di spesa, sennò qui veramente si rischia di spendere tutte le poche risorse che si hanno. Bene, allora a questo punto con questa soddisfazione possiamo per ora lasciarci, invitando tutti i telespettatori a tenere desta l'attenzione su queste iniziative. Ringraziamo il sindaco per averci ospitato e auguriamo a tutti comunque partecipare attivamente a tutto quello che viene proposto dal nostro entroterra, non solo da Carpegna. Non solo da Carpegna, da tutto l'entroterra, e invito anche tutte le persone a visitare Carpegna in questi giorni, appunto perché oltre alla mostra dell'artigianato abbiamo la mostra delle moto d'epoca, moto che hanno fatto la storia del motociclismo e dei motomondiali, perché ci sono tanti esemplari che hanno vinto dei mondiali, e in più c'è tutta la parte accessoria, cioè quella del divertimento, del food, e quindi tanti eventi. E venite a Carpegna, sicuramente starete bene in questi 3 giorni. Con Mauro Dini, sindaco di Lunano, vicepresidente dell'Unione Montana, sono uscite cose importanti da questo convegno, sindaco. Ma io direi che intanto abbiamo messo al centro il tema del lavoro. Il lavoro è fondamentale per qualsiasi territorio per potersi sviluppare e portare servizi. Lo abbiamo fatto intanto rivendicando un territorio come quello del Montefeltro, che ha delle difficoltà conclamate, essendo area interna, presenta anche un tessuto produttivo molto importante che oggi è esporta in tutto il mondo. D'altra parte abbiamo accolto con un'estrema positività questa legge sulle piccole attività, sull'artigianato, perché abbiamo bisogno di valorizzare tanti mestieri che rischiamo di perdere, che oggi invece possono avere un grande valore aggiunto sul mercato. E perché questi mestieri dovrebbero trovare casa meglio nel territorio dell'entroterra? Ma io credo che le aree interne, se hanno delle difficoltà, hanno anche dei punti di forza. Il punto di forza qui è l'anima, la passione, no? Pensate alle tante imprese che qui resistono e fanno attività. Negli anni abbiamo avuto anche tantissimi mestieri, anche particolari, legati all'artigianato, a chi ha sviluppato anche un carattere molto forte nel dover sopravvivere in aree così difficoltose, che io credo meritino una grande attenzione e soprattutto
soprattutto oggi anche rispetto al turismo e a tutti i mercati, creano un'attenzione nei consumatori, perché no, quando si parla poi di esperienze, di piccole attività, parliamo appunto anche di queste cose diffuse nel territorio, di cui parliamo sostanzialmente anche di patrimonio immateriale. Con Guido Salucci, Federparchi, Marche, si è concluso il convegno, si parla di aree protette. Sì, abbiamo partecipato con molto interesse a questo dibattito, al quale speriamo di aver dato il nostro contributo, e come rappresentante di Federparchi Marche ho così raccontato il sistema delle aree protette nazionali e marchigiane. E sostanzialmente diciamo, i parchi 2.0, cioè l'evoluzione delle aree protette, e quelli di individuare dei laboratori all'interno dei quali sperimentare delle buone pratiche, anche e soprattutto imprenditoriali, da poi esportare nei territori limitrofi. Questo è quello che stiamo cercando di fare, quello che chiediamo alla politica di investire, e credo che rappresentino delle grandi opportunità. Le aree protette ricoprono circa il 10% del territorio nazionale e anche marchigiano, quindi sono realtà consistenti e laboratori veramente interessanti. Quello che può sembrare un paradosso si aspira a far sì che un domani non ci sia più bisogno dei parchi, in quanto le buone pratiche e la sensibilità indotta soprattutto ai nostri giovani e ai nostri figli siano talmente recepite e chiare da non aver più bisogno di imporre niente. Quindi non si tratta più di vincoli, di riserve indiane, ma veramente di laboratori all'interno dei quali sviluppare pratiche di sviluppo, di rinascita e di crescita economica, soprattutto per le aree interne, quindi della realtà in cui partiamo, dalle quali parliamo. Speriamo possano rinascere queste attività e costituire un rilancio per tutto il territorio nazionale. Siamo con Mario Pascucci, titolare della nota azienda Caffè Pascucci, che sostiene iniziative come queste. Come mai si sostengono iniziative che hanno a che fare con l'artigianato? Ma innanzitutto siamo di spirito artigianale, artigiani, no? Quindi è normale. In più questa è stata un'iniziativa che promuove, per promuovere il territorio, promuovere anche, incentivare soprattutto i politici a dedicarci più spazio o comunque investire di più sul territorio come strade. Cioè, abbiamo sentito adesso anche l'intervento finale del sindaco, molto molto importante e molto molto focalizzato su questo, no? Cioè, abbiamo bisogno che la viabilità sia in linea con quello che è un paese moderno, quello che è l'Italia, quello che rifaccia riscoprire il valore di questi territori che sono comunque veramente un patrimonio dell'umanità. E poi le grandi decisioni, le grandi scelte sempre davanti a un buon caffè. Quelle sempre, sempre, sì. Certo, caffè sempre. La manifestazione si intitola Eccellenze a Palazzo. Il motivo è che proprio qua, nell'atrio del Palazzo dei Principi, c'è una grande esposizione, mostra mercato di tutte le eccellenze dell'artigianato artistico marchigiano. Andiamo a scoprirle stand per stand, banco per banco, prodotto per prodotto.
Siamo con Emanuele Francioni dell'antica stamperia, l'abbiamo fermato proprio mentre sta per varcare la soglia per raggiungere la sua postazione, e l'abbiamo fermato perché lui è di casa qui, perché è l'unico tra gli espositori presenti oggi che risiede a Carpegna e che porta la sua arte in casa. Sì, esatto. Buongiorno a tutti. Antica stamperia è una delle aziende proprio che partecipano ad Eccellenza Palazzo ed è di Carpegna, quindi provincia di Pesaro Urbino, a rappresentanza della stampa a mano su tela. Questa stampa è una antica tecnica che veniva proprio veramente realizzata, è la famosa quella che si chiamava stampa ruggine, se non sbaglio, dico bene? Sì, esatto, la stampa ruggine è proprio la tecnica che ci identifica, perché ancora oggi si fa la ruggine, proprio il colore marrone, l'ocra bruciato, con la farina di grano, l'aceto e la ruggine di ferro, una ricetta vecchia nella nostra famiglia di 6 generazioni, sempre stati qua a Carpegna, invitati nei primi del Novecento dalla famiglia Falconieri proprio per portare avanti una bottega che si dedicava alla lavorazione del tessile. Tra le iniziative che integrano questa 3 giorni di Carpegna c'è una mostra di moto d'epoca che fanno parte di collezioni private e collezioni pubbliche, una mostra tutta da vedere, una mostra carica di storia del motociclismo. Dire che si resta affascinati è dir poco, si resta meravigliati, è una cosa che ci fa tornare bambini, no? Perché questa lavorazione che porta a dei risultati così straordinari è una cosa che ci fa ritornare a quando da bambini si pensava, è quasi una fantasia realizzata. Siamo con il maestro del vetro, che però al secolo ha un nome e un cognome. Mauro Puccitelli. Che è qua sulla piazza di Carpegna per fare lavorazione del vetro dal vivo in una sorta di esibizione vera e propria. Sì, esattamente, sì. Sono stato contattato dalla regione per dimostrare la lavorazione, sono ben felice di farlo perché almeno si possono vedere i percorsi di costruzione di questi soggetti che faccio, e partendo dalla materia prima che sono le bacchette e i tubi di vetro. E solo con la fiamma e pochissimi strumenti si possono realizzare cose piuttosto complesse, diciamo, ecco. Una tecnica antica che risale a quando? Allora, nelle Marche il vetro è un documento del 1503 dove c'era un signore veneziano che lavorava nel castello di Frontale, si chiamava Vincenzo di Taddeo da Venezia ed era magister fabricandum vitri. E la lavorazione del vetro è praticamente ritornata lì senza che io ne sapessi niente, perché dopo 500 anni ho messo la fornace per la produzione del vetro a 500 metri di linea d'aria da dove stava lui all'epoca. C'è un filo che attraversa il tempo, insomma, sicuramente. E la lavorazione è la stessa o ci sono state delle modifiche nei secoli? Sì, nel corso del tempo si sono evolute le cose, ma fondamentalmente la lavorazione è molto simile. Parliamo sempre di fuoco, di vetro, di abilità, di soffiarci dentro. Soffiarci dentro, questa si chiama lavorazione a lume, il lume sarebbe la fiamma, ed è una lavorazione che si fa dopo aver prodotto le bacchette in fornace o i tubi, e si chiama seconda lavorazione del vetro. È affascinante. È un'arte che viene tramandata, c'è interesse da parte dei giovani oppure c'è questo rischio che colpisce un po' tutto il mondo dell'artigianato e delle cose da fare, che resti un po' lì? Io sono ben felice di dimostrare la lavorazione del vetro in pubblico, perché spero sempre che qualche bambino, un semino che lancio, spero che qualcuno poi piano piano lo raccolga.
Il posto è magico, l'atmosfera è unica, raggiungerlo è molto piacevole. Siamo a chiudere questo speciale da Carpegna, invitando tutti a tenere in considerazione questa località tra le mete da raggiungere, da seguire e da scoprire. Noi oggi l'abbiamo fatto con l'occasione di questa importante manifestazione, ma le occasioni sono tantissime, come abbiamo sentito, e le opportunità sono tante per scoprire ancora una volta questa eccellenza del nostro territorio. Seguite sempre le trasmissioni di Rossini TV, non ve ne pentirete, perché vi faremo scoprire tante meraviglie di tutte quelle che andremo noi per primi a scoprire per voi.